E ciao ragazzi, registrazione partita per la terza sfida. Io sono riuscito anche questo mese a mantenere la mia promessa di una sfida al mese, quindi se tu già non sai, io ogni mese sto facendo una sfida. Siamo alla terza, come visto dal titolo, si tratterà del push-up. Però prima di spiegarti qual è la regola di quest'altra sfida, sia per l'uomo che per la donna, due categorie divise, voglio presentarti le altre due sfide velocemente. Questa è stata la prima sfida all'ultimo Burpees Over the Bar, per intenderci. In questa sfida era proprio cercare di fare più burpees possibile in un minuto. È stata entusiasmante, molto competitiva anche questa. Si sono impegnati tutti al massimo, compreso il sottoscritto. Non è stata bella la mia competizione, vabbè, questa è un'altra cosa. Comunque, queste sono state le premiazioni, primo, secondo e terzo posto raccolte, tutti contenti, felici, quindi ti consiglio di andarle a guardare, abbiamo fatto una bella premiazione in diretta. Seconda sfida, si trattava del plank. E tu, quanto riusciresti a resistere in plank? Io ti posso dire che tra i miei allievi ci siamo avvicinati quasi ai 7 minuti, non male direi, no? È molto interessante come numero, non me l'aspettavo nemmeno io. Molto competitivi, anche qui. Ci siamo divertiti un sacco. Le premiazioni sono state fatte sia uomo che donna, delle premiazioni molto interessanti, quindi dei premi succulenti. Nella seconda c'era anche il massaggio, qualcuno sta ancora riscuotendo. Dopodiché oggi affronteremo la terza sfida per il push-up. Quindi, occhio, partiamo dall'uomo. Registrazione si sta continuando, sì, perdonatemi. Parliamo del push-up regular. Allora, il push-up regular, ragazzi, vuol dire che io mi metto giù a terra e ho questa posizione perché vanno leggermente, come potete vedere, più delle spalle. Quindi questo vuol dire la posizione regular. Quindi io mi metto giù a terra, se proprio voglio essere preciso, da qui. Parlo specialmente per te che vuoi farla online, questa sfida. Da qui piazzo le mani a terra e ho la distanza perfetta. Quindi per quanto riguarda l'uomo, mattonella di sicurezza, quindi stiamo parlando di un 4 dita di mattonella, circa un 5 cm, di 5-6 cm, mi metto sotto il pettorale, mi vedete bene, sì, e da qui devo toccare obbligatoriamente la mattonella. La devo toccare, importante questa cosa. Ovviamente non è consentito fare così. Chiaro, questo è normale, giusto? Questo non è un push up. Possiamo fare anche i push up, arrivato a un certo punto, siccome dobbiamo farne più possibili in un minuto. Nel push up io posso anche poggiare le ginocchia, d'accordo? Quindi poggio le ginocchia a terra e faccio la stessa cosa. E tu mi dirai, eh sì Mario, vabbè, ma qui allora partiamo tutti con le ginocchia. No. Perché chi lo fa con le ginocchia, ogni due push-up c'è una penalità, perché ogni due se ne conta uno. E quindi qua ci siamo levati un po' dei carboni ardenti, perché ovviamente chiunque poi cederà o chi addirittura vorrà partire direttamente con le ginocchia, perché magari la sua prestazione fisica non è ancora al massimo. Questo è per quanto riguarda l'uomo, ovviamente anche con le ginocchia non è possibile fare questo. Va bene, questo non è un push-up, parliamo sempre allineati e giù a terra. Perfetto. Per quanto riguarda la donna, invece, si partirà direttamente sulle ginocchia. In questo caso non c'è la penalità per la donna, ma si può andare avanti contandoli normale, quindi uno, uno. Basta toccare sempre la mattonella, ovviamente anche per la donna non è consentito andare in alto. Ok, queste erano le semplici regole da mantenere per questa sfida. Come fare per iscriverti? Allora, se ti vuoi iscrivere a questa sfida, sotto, come ormai già saprai, spero, c'è la mia applicazione da scaricare, è completamente gratuita. E tra l'altro, se sei un appassionato e se sei uno sportivo amante del fitness in generale, ci sono molti servizi che solitamente sono a pagamento, io li lascio liberi, quindi dai tutorial, dai consigli del nutrizionista, dalle ricette fatte dal nutrizionista, consigli dal terapista, insomma ci sono diversi servizi che troverai all'interno senza pagare
nulla, quindi valla a scaricare, è gratuita ed accedi direttamente a questa sfida. Basta mettere questo parteciperò. Ok, quindi spero di averti spiegato tutto. Se non sono stato chiaro, mi scriverai giù nei commenti. Che cosa c'è da aggiungere ancora? Mi pare niente, basta seguire il coach, lascia il like ed iscriviti al canale se ti fa piacere. Noi ci vediamo quando? Ai prossimi video, alla prossima sfida. Ciao e allenati bene.